Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano l'atto vandalico ai danni delle docce situate sulla spiaggia del Lungomare Colombo, nel quartiere di Mercatello. Immediato il ripristino da parte di Sistemi Salerno Servizi Idrici. La presidente Mary Altieri ha definito inaccettabile l'atto vandalico, il secondo che colpisce le docce situate sulle spiagge, ma c'è stata occasione anche di parlare dell'ultimazione dei lavori per il ripristino dell'asfalto sul lungomare che sta causando tanti disagi agli automobilisti. Allora, il primo servizio di oggi. Vandali per la seconda volta in azione sulla spiaggia di Mercatello, ancora una volta questa mattina, amara sorpresa per i cittadini che scelgono la spiaggia situata in via Lungomare Colombo 333 per i loro bagni. Le docce installate dal comune di Salerno e da Sistemi Servizi Idrici sono state divelte ed in parte distrutte, colpa probabilmente di una festa che si è tenuta nella serata di ieri, ma soprattutto, come hanno dichiarato anche ai nostri microfoni questa mattina alcuni cittadini, l'assenza di controlli. È un peccato, sì, perché io ho visto che trattate bene le spiagge, sono a volte i ragazzi che scherzano, sono vandali, però che vuoi, ci deve essere forse più un controllo qualcuno di notte come le spiagge private, ma è impossibile. Sarà stato stanotte perché alcuni aspettavano un diciottesimo e c'erano una sessantina di ragazzi. E io sinceramente ho detto che posso stare fino a tardi, però stamattina mi è dispiaciuto che si è trovata questa sorpresa. Il giovanotto, ragazzi, che ne so io. Un po' di alcol in più e rompono le docce dell'acqua. Che ne può fare le cose che noi ne fanno. Sul posto, con gli operai intenti da subito a ripristinare il servizio docce, anche Mary Altieri, alla guida della società Salerno Sistemi Idrici, che ha definito l'atto inaccettabile ed intollerabile. Sì, effettivamente fa rabbia perché il Comune e noi come Sistemi Salerno lavoriamo molto per provare a dare un servizio ai cittadini che frequentano le spiagge, queste pubbliche, tra l'altro sono anche adesso diventate veramente delle spiagge bellissime. Quindi vedere questi video stamattina di un atto chiaramente vandalico perché hanno distrutto tutto, quindi è chiarissimo che non è che si è rotta la doccia perché era rotta o era vecchia, ma sono atti vandalici, questo fa veramente rabbia, dà veramente molto fastidio. Per fortuna noi siamo pronti perché purtroppo sappiamo con cosa combattiamo e quindi nel giro di un'ora siamo riusciti a ripristinare immediatamente il servizio e quindi a reinstallare nuovamente delle docce. Però è chiaro che sono dei danni che fanno non solo d'immagine, economici, di tempo che noi perdiamo per ripristinare poi i servizi. Noi abbiamo 40 docce installate su tutte quante sulle spiagge pubbliche e non è la prima volta, nel giro di un mese siamo stati già chiamati due volte per queste docce proprio in questa spiaggia. Con la presidente Altieri c'è stata l'occasione poi anche di fornire un aggiornamento sui lavori che stanno riguardando la posa dell'asfalto proprio per degli interventi che riguardano Salerno Sistemi Idrici sul lungomare di Salerno. Sì, posso dire che abbiamo praticamente ultimato, siamo arrivati, come potranno vedere i cittadini, siamo arrivati già all'ostello, quindi nel giro di due giorni chiudiamo completamente lo scavo, chiaramente con un ripristino provvisorio. Perché ci tengo a specificare ripristino provvisorio? Perché so già che tra un paio di giorni cominceranno ad arrivare le lamentele che l'asfalto magari non è perfetto. Sì, è così, sarà così, noi teniamo monitorati i ripristini, anche quelli provvisori che vengono costantemente riempiti perché ci sono dei tempi tecnici affinché gli asfalti possano effettivamente assestarsi e livellarsi per poi fare il ripristino definitivo che, come ho già spiegato, sarà metà carreggiata, quindi un ripristino importante tra almeno un mese, quindi diciamo nel giro di un mese dovremmo avere il ripristino anche definitivo. Perché spiego questo? Perché spesso noi veniamo chiamati perché magari il ripristino sembra fatto in maniera grossolana, non è così, ripeto, ci sono dei tempi tecnici, se noi andassimo a chiudere con il ripristino definitivo oggi probabilmente avremmo tra un mese uno sprofondamento, un buco che non potremo più sistemare.
E passiamo alla cronaca, perché c'è anche Salerno nell'elenco delle città nelle quali un gruppo, un'organizzazione di 10 persone arrestate all'alba di oggi aveva messo a segno una serie di truffe ai danni di anziani con la scusa del finto nipote o familiare che chiedeva soldi. Un complice si presentava a casa, si faceva consegnare come pagamento anche preziosi. Come vi dicevo, 10 gli arresti, altri dettagli nel prossimo servizio. Si spacciavano per direttori di uffici postali, corrieri o anche semplicemente amici dei congiunti ai quali consegnare denaro e gioielli, truffatori che hanno messo a segno decine e decine di raggiri a Salerno, ma anche in altre città del centro-sud e a Roma. Il centralino dell'organizzazione, composta da almeno 10 persone, era Napoli. Durante le indagini volte a disarticolare il gruppo, i cui componenti sono tutti di origine campana, sono emerse numerose truffe messe a segno nel periodo compreso tra gennaio e luglio dello scorso anno, il 2023, oltre a rapine ed estorsioni nei confronti di persone anziane. Tutte le truffe erano state realizzate con il classico modus operandi del finto nipote o di parenti in difficoltà economiche. Un soggetto effettuava la chiamata all'anziana vittima, prospettando un imminente pericolo per il familiare, evitabile solo con il pagamento di una somma di denaro con la consegna di preziosi. A quel punto, carpita la fiducia del malcapitato, si presentava sull'uscio di casa un complice, pronto a riscuotere quanto richiesto al telefono. Il centralino, come dicevamo, era nel quartiere Vasto Arenaccia, dove la polizia ha arrestato 10 persone, tutte nel capoluogo campano. E c'è un'altra operazione che ci viene segnalata dall'ufficio immigrazione della Questura di Salerno, che ha scoperto una serie di cittadini irregolari sul territorio e ne ha disposto l'allontanamento dal nostro paese. In modo particolare è stato scoperto un cittadino turco di 41 anni che aveva finto un matrimonio per poter ottenere il permesso di soggiorno, ma quando gli agenti si sono presentati a casa, anche la sposa non sapeva dello stesso matrimonio. L'uomo è stato volontariamente messo su un volo diretto in partenza da Napoli e diretto a Istanbul. La stessa cosa per un cittadino marocchino di 27 anni che è risultato colpito da 10 provvedimenti per reati anche legati alla violenza sessuale e criminalità urbana. Un cittadino irregolare del Ghana, invece, per un cittadino irregolare è stato possibile acquistare il biglietto tramite l'agenzia europea OIM, che si occupa proprio del problema della migrazione. Con dei fondi europei appositi è stato appunto acquistato il biglietto ed è stato organizzato il rientro in Ghana alle 23 di ieri. Parliamo adesso invece di scommesse clandestine. 5 punti in una sala scommesse a Vallo della Lucania sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza. Tutti i dettagli dell'operazione nel prossimo servizio. Computer collegati a siti di gioco inibiti, sanzione di 50.000 euro in un centro scommesse del Cilento. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale, nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo e delle scommesse clandestine, ha effettuato in concomitanza dei campionati europei di calcio 2024 nuovi controlli in diversi centri scommesse del Cilento. In particolare le fiamme gialle della compagnia di Vallo, diretti dal capitano Fabio Tufano, nel corso di un controllo eseguito presso una sala scommesse, hanno accertato che all'interno dell'agenzia vi erano 5 prenotatori di gioco personal computer messi nella libera disponibilità degli avventori. I riscontri eseguiti hanno permesso di accertare che i computer consentivano il collegamento anche a siti di gioco inibiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La norma vieta la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentono ai clienti di utilizzare liberamente piattaforme di gioco offerte dai concessionari online, privi di qualsiasi voglia autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità. I finanzieri hanno proceduto al sequestro dei 5 prenotatori di gioco, mentre al titolare del punto scommesse è stata comminata una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni congegno di gioco, per un totale complessivo di 50.000 euro.
E restiamo nel Cilento, dove i carabinieri del nucleo parco di Pisciotta insieme al reparto carabinieri del Parco Nazionale hanno scoperto che in una ex cava a cielo aperto dismessa ed inattiva dagli anni 90 era diventata una discarica per la gestione di rifiuti non autorizzata. Pensate che la stessa zona è in realtà un sito nidificatorio di fauna di una specie protetta. L'area è stata sottoposta a sequestro, all'interno anche un mezzo meccanico di tipo escavatore. Come vi dicevo, nell'area sottoposta è stata rilevata la presenza di diversi nidi che sono protetti dalla Convenzione di Berna. Proprio per proteggere la nidificazione di queste specie, l'area è stata sottoposta a sequestro preventivo. Lasciamo la cronaca, torniamo ad occuparci della riapertura dell'aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno. Nel pomeriggio un incontro promosso dal presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, per confrontarsi con associazioni e operatori turistici su una serie di punti di interesse. A due giorni dalla ripartenza dell'aeroporto Costa d'Amalfi fissata per giovedì 11 luglio, le aspettative della start-up dello scalo di Ponte Cagnano Faiano sono assolutamente positive, ma la pista che accoglierà il primo volo di Volotea, EasyJet e presto Ryanair dovrà essere un trampolino di lancio per l'aeroporto e l'intero territorio campano. A dirlo il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, sottolineando quanto sia importante un piano di marketing per dare uno slancio forte allo scalo. Oggi e per l'intero periodo dei mesi estivi le prenotazioni vanno a gonfie vele, ma l'obiettivo deve essere quello che anche nel tempo possa mantenersi lo stesso standard di appetibilità avuto con il lancio dei primi voli. Un banco di prova importante dunque quello di questi mesi, ha ribadito il presidente di Federalberghi lanciando un appello agli enti affinché si possa maggiormente investire nello scalo salernitano. Grande entusiasmo tra gli operatori turistici sicuramente per la riapertura dell'aeroporto. Sarà un aeroporto completamente diverso da quello del passato, con una pista allungata e potenziata. Per noi le prospettive sono assolutamente positive, naturalmente non guardiamo tanto al 2024, che per noi è un anno di test, di partenza, quanto alle prospettive che si possono aprire per il 2025 e per gli anni a seguire, soprattutto in termini di attrazione di turismo estero. Ecco, in questo momento infatti il periodo estivo sicuramente agevola e facilita la prenotazione di tanti voli sia da che per, ma ovviamente bisogna capire poi nel periodo un po' più destagionalizzato quanto l'aeroporto Costa d'Amalfi possa essere un'alternativa valida a quello di Capotichino. Ma sicuramente i due aeroporti si integreranno, diciamo che in estate si vince facile, nel senso che i flussi esistono, vanno semplicemente gestiti. Per questo noi da mesi stiamo insistendo e richiedendo un piano di marketing complessivo della provincia di Salerno, soprattutto a vantaggio di quelle zone che hanno una stagione corta e poco internazionale, mi riferisco al Cilento, alle aree interne, in maniera tale che si vada a incidere con delle promozioni mirate su quei mercati che sono serviti dallo scalo. È un appello che mi sento di rifare a chi ha competenze su questa materia, cioè la Camera di Commercio e il Consorzio Aeroporto, affinché si faccia un vero e proprio roadshow in tutte queste località, a partire da oggi, in maniera tale da consolidare degli arrivi interessanti per la prossima stagione turistica. Io credo che i due aeroporti manterranno delle caratteristiche distinte, l'aeroporto di Salerno sarà più attrattivo per i voli privati che esistevano già prima e che la GESAC ha recentemente delocalizzato tutti su Salerno, e per i voli commerciali, cioè per i turisti che potranno soggiornare nella nostra provincia. Sono decisivi i trasporti, non dimentichiamo mai che l'aeroporto è attestato sulla linea ferroviaria nazionale e che quindi da lì devono partire poi i collegamenti, soprattutto con il Cilento. Evitiamo voli pindarici, scelte un po' azzardate, e potenziamo soprattutto il collegamento su ferro tramite questa grande opportunità che esiste e su gomma per far arrivare i turisti quanto più rapidamente possibile nelle località di destinazione. Intanto, a proposito di partenze, anche dal nostro territorio parte la sfida referendum contro la legge sull'autonomia differenziata. In campo anche il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone.
Parte dalla Campania la richiesta del referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. Il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza la proposta di delibera per la richiesta, con un voto che di fatto vede la Campania diventare ufficialmente la prima regione a chiedere il referendum abrogativo. Una sorta di apripista che presto potrebbe vedere al seguito Emilia Romagna, Sardegna, Puglia e Toscana. Con l'azione infatti di 5 regioni governate dal centro-sinistra si potrà andare avanti per chiedere l'abrogazione della legge Calderoli che ha istituito l'autonomia differenziata senza dover raccogliere 5.000 firme. Nessuno di noi ha voglia di fare crociate referendarie, sediamoci intorno ad un tavolo, costruiamo un filo di ragionamento e vediamo di ritrovare lo spirito risorgimentale. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, concludendo il suo intervento nell'aula del Consiglio regionale, riunito in seduta monotematica sulla richiesta di referendum abrogativo sull'autonomia differenziata. È stato concordato proprio tra le 5 regioni di centrosinistra di presentare quesiti perfettamente identici che serve poi ad attivare il referendum abrogativo. Abbiamo mandato avanti questa iniziativa in Consiglio regionale con l'approvazione di una larga maggioranza, anche se abbiamo dovuto registrare il voto contrario di tutto il centrodestra. Però dobbiamo anche rilevare che alcune regioni, o chiudo in particolare in Calabria, si sta battendo sia nel suo partito che nel centrodestra e anche nel paese rispetto a questa riforma, che è una riforma che rischia di spaccare il paese. Ecco, il governatore della Campania da tempo sta portando avanti questa battaglia proprio per poter avere pari fondi, pari dignità, è il caso di dire, rispetto ad altre regioni d'Italia, quindi no a spaccare l'Italia in due. Sì, lui parla di un nuovo risorgimento perché c'è il rischio di spaccare definitivamente l'Italia, perché se si fanno deleghe su 23 materie più quelle non LEP, è evidente che senza una copertura finanziaria di tutti i livelli essenziali di prestazione per tutto, che devono garantire pari diritti su tutto il territorio nazionale, si rischia che poi la delega con i residui fiscali attivi da parte delle regioni più ricche spacchi definitivamente il paese e già i divari che sono ampi poi diventano incolmabili. Sicuramente Campania e Puglia, ma anche Calabria, addirittura dicevo prima, ho chiuso, il presidente della Calabria ha detto che un eventuale referendum vedrebbe il 90% delle persone contro questa riforma. Noi dobbiamo capire che in questo momento il paese ha bisogno di coesione e secondo me è scellerato che si spacchi il paese. Abbiamo già ritardi fortissimi per numero di posti letto, per infermieri e medici rispetto alla popolazione. Abbiamo un riparto del fondo sanitario che è iniquo. Se a tutte queste cose sommiamo anche l'autonomia differenziata, pensiamo per esempio alla pensione integrativa, che è una delle materie non LEP previste dalla riforma e che già le regioni del nord hanno chiesto. È evidente che la pensione integrativa si fa dove il paese è più ricco e siccome abbiamo già pensioni da fame nel nostro paese con la riforma contributiva, rischiamo anche qui di dare un colpo enorme a chi lavora tutta una vita e pur abitando nello stesso paese, pur essendo italiano, rischia di avere una pensione da fame. Se nel breve tempo le regioni approvano almeno 5 lo stesso progetto della regione Campania, che tempi si avrebbero affinché si possa andare al referendum? Ma equivale alla raccolta di 500.000 firme che valide, che è quello che è il requisito minimo per proporre il referendum abrogativo. Poi sarà da ricercare il quorum, per questo occorre una grande mobilitazione popolare. Dobbiamo chiedere ai democratici, a quelli a cui sta a cuore l'unità nazionale del nord, del sud e del centro, e a tutto il sud in particolare, di unirsi in questa battaglia per scongiurare i pericoli di questa riforma. La cosa più grave di questa riforma, e dobbiamo evidenziare, è che si fa oggi, ma gli effetti li vedremo nefasti fra 2-3 anni. Quindi non è una cosa, e se non la spieghiamo bene alle persone, le persone non si renderanno conto di quello che accade, ma accadrà l'irreparabile quando è troppo tardi. Contro il rischio di incendi che può interessare anche il nostro territorio, scende in campo l'ANAS con una specifica campagna tesa a scoraggiare il lancio di mozziconi di sigarette ancora accese dalle auto in strada, perché si stima che sia la base e la causa dei numerosi incendi che finiscono per avere disagi anche sulla viabilità.
Interessa anche la provincia di Salerno la campagna di ANAS contro gli incendi in prossimità dei tracciati stradali e autostradali causate da sigarette accese gettati dai veicoli. Lo slogan «La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio» vuole sensibilizzare chi viaggia. Una sigaretta accesa gettata dal veicolo può mettere a rischio l'incolumità fisica delle persone e causare la distruzione dell'ambiente, ma anche gravi e pesanti interruzioni alla viabilità. L'estate rappresenta il periodo più a rischio per gli incendi, ha evidenziato proprio l'amministratore di ANAS Aldo Isi. Aumentare il tasso di responsabilità degli utenti della strada è fondamentale per ridurre al minimo condotte errate. A causa della prolungata siccità, ha commentato anche il prefetto Franceschelli alla guida dei Vigili del Fuoco, quest'anno è ancora più alto il rischio di incendi boschivi e di vegetazione, in particolar modo proprio nel nostro territorio ed in tutto il centro-sud. È per questo che è ancora più importante evitare comportamenti imprudenti che possano portare all'innesco di pericolosi incendi. Tra questi l'ANAS in particolare richiama l'attenzione su quelle che sono anche le raccomandazioni della Protezione Civile. Dunque non gettare mozziconi di sigaretto o fiammiferi ancora accesi, ma anche non abbandonare rifiuti perché sono un pericoloso combustibile, così come non va parcheggiato sull'erba secca la marmitta calda, può provocare un incendio. Non vanno accesi i fuochi dove non è permesso, ma bisogna utilizzare solo le aree attrezzate. Non vanno bruciate stoppie o residui agricoli, rispettare le ordinanze comunali. Se è stato acceso un fuoco, non allontanarsi finché non è spento del tutto. In ogni caso è fondamentale, se si avvista un incendio, segnalare subito chiamando il 115 o il numero di emergenza 112 o il 1515. È altresì importante non solo segnalare gli incendi, ma al contempo tenersi lontani per facilitare le operazioni senza correre rischi. E sul fronte meteorologico non ci sono buone notizie in arrivo, perché l'ondata di calore si sta intensificando. La Protezione Civile ha emanato un avviso di criticità valido dalle 12 di domani, mercoledì 10 luglio, alle 12 di sabato 13 luglio. Sono previste temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi registrati durante questa stagione di 3-5 gradi, in particolare nel lato interno, associato ad un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero potrà superare anche il 60-80% in condizioni di scarsa ventilazione. Ovviamente la Protezione Civile si raccomanda a evitare di uscire nelle ore più calde, non esporsi al sole, limitare gli spostamenti con l'auto e in modo particolare attenzione agli anziani e ai cardiopatici. Ora è la nostra rubrica destinata a segnalarvi alcuni eventi. Bene, ora ti darò un bacetto, Manu. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Abbiamo già parlato dell'ondata di calore in arrivo, però subito dopo ci ritroviamo con la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. In collaborazione con... Tua estate. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo.
E allora è il momento di occuparci di sport. Oggi ultima giornata di visite mediche per i calciatori della Salernitana, che da domani si alleneranno nel ritiro di Rivisondoli. Presente anche il giovane terzino Davide Gentile, giunto in prestito dalla Fiorentina, e da domani TV Oggi seguirà i Granata con la trasmissione Tutti in Ritiro, che andrà in onda ogni giorno alle 14.45 al termine dell'edizione del TG. Davide Gentile, classe 2003, terzino destro di proprietà della Fiorentina, l'anno scorso a Fiorenzuola, ha sostenuto questa mattina le visite mediche presso il check-up ed è di fatto il primo innesto del mercato estivo della Salernitana. Il DS Petrachi l'ha preso in prestito dal club viola, con cui ragiona anche di altri calciatori. Canale aperto con la Fiorentina, ma anche con la Lazio, che potrebbe far partire Immobile e tornare sotto Perdia, cercato anche dal Bologna. Oggi la partenza, domani il primo giorno di lavoro in Abruzzo per il gruppo allenato da Martuscello, che aspetta altri calciatori, ben sapendo che la quasi totalità di quelli al momento a disposizione andranno via, sia perché non hanno voglia di restare, sia perché hanno ingaggi non sostenibili per la società, che ha fatto chiaramente intendere di non essere disposta ad investire e a farsi carico di costi ritenuti eccessivi. Per questo motivo Petrachi ha dovuto abbandonare alcune piste, si è orientato sui giovani di proprietà delle società di massima serie ed anche su calciatori che hanno frequentato categorie inferiori o che risultino ad oggi senza contratto. Domani sera alla Spezia verrà stilato il calendario del prossimo campionato cadetto. I tifosi granata sperano che ai nastri di partenza ci sia una Salernitana attrezzata per non sfigurare. La società ha messo in cima alle priorità il bilancio e la sostenibilità, ma dopo aver affrontato la Serie A con rinforzi non adeguati alla categoria, non si può ora commettere lo stesso errore. Petrachi ha idee e motivazioni, Martuscello può metterci del suo nella costruzione del gruppo, ma aspettare le cessioni per pianificare qualche nesso di maggior spessore potrebbe essere una strategia perdente qualora non si sbloccasse in tempi rapidi proprio la questione delle cessioni. Lo scorso anno si affrontò un ritiro con una rosa non certo definita e pronta per il campionato, e quest'anno si riparte più o meno allo stesso modo, poiché è chiaro a tutti che calciatori come Diala, Sanaculibaly, Bonazzoli, solo per fare degli esempi, non possano essere inseriti nell'ipotetica formazione titolare della Salernitana allenata da Martuscello. Affermare che la squadra ci sia e sia molto forte avrebbe senso e fondamento se fosse intenzione della società confermare i calciatori in questione, ma sappiamo bene che la famosa sostenibilità porta a fare altre valutazioni ed altre scelte, tanto più che si parla di calciatori non motivati e scontenti. Petrachi lo ha fatto capire senza filtri e sta lavorando seguendo questa linea. Il mercato sarà difficile, specie a queste condizioni: una proprietà demotivata e desiderosa solo di lasciare, una rosa con tante spine e poche certezze, non sono certo i presupposti migliori per cominciare la stagione. Petrachi e Martuscello sono più che mai uomini soli al comando. E parliamo della presentazione avvenuta ieri del libro Di oro, di fango e di piombo del giornalista Michele Spiezia, edito dalla Coltura Edizioni. La presentazione è avvenuta al centro sociale aggregativo Arbostella. L'autore ha dialogato con i ragazzi della redazione di Radio Salerno Village e poi ha incontrato i lettori. Ieri presentazione d'eccezione per il libro Di oro, di fango e di piombo del giornalista Michele Spiezia, edito dalla Coltura Edizioni, presso il centro sociale aggregativo Arbostella. L'autore ha dialogato con i ragazzi della redazione di Radio Salerno Village e poi incontrato i lettori. Alla presentazione hanno preso parte la Salernitana For Special, la squadra di calcio composta da atleti disabili, nata per volontà del villaggio di Esteban, in collaborazione con la US Salernitana, con l'intervento di Carlo Noiello. In rappresentanza dello sport territoriale anche l'associazione Mac Te Animo 1919, impegnata da anni nel recupero, la conservazione e la condivisione del patrimonio storico documentale relativo ai 105 anni di storia della Salernitana, con il contributo alla presentazione di Umberto Adinolfi. Ha partecipato anche la zona orientale rugby popolare Salerno, la SD Salernitana, che da oltre 5 anni ha fatto del rugby e dello sport una missione sociale, con Alberto Gentile che ha moderato l'incontro. Il libro è un viaggio tra sport, cronaca e storia dalla fine degli anni 60 fino alle soglie del 2000. Questo libro nasce soprattutto come la voglia e la volontà di ricordare 30 anni di storia italiana, prendendo lo spunto da vicende epiche dello sport italiano che usciva dal boom economico, ma lo sport italiano non aveva ancora quella grandezza, quell'importanza che poi via via ha assunto nel corso degli anni, e è un periodo tragico invece della vita sociale e politica italiana, perché macchiata da tanti avvenimenti.
Ed è tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.